Allora, Abbiamo, sì, abbiamo in onda. abbiamo in linea Carlo D'Alessandro della Federtaxi Roma, che ci illustrerà quello che succede della sentenza di Milano contro Uber Pop. Ci sei, D'Alessandro, Carlo? Ciao ragazzi, buongiorno, ciao Franco, ciao Silvano, Ciao, buongiorno a tutti. ciao. Allora, Oggi siamo abbastanza contenti, no? Contenti? No, non mi riferivo al derby, scusate, non mi riferivo al derby. Allora sì, allora scusa Carlo, scusa. No, difatti ho detto, ma è possibile che Carletto è diventato Vabbè, così tifoso? no, è no, lui è più No, del no, ma qui è sempre sta musica. Scusa Carlo, poi scusi lei, basta così, ti torniamo Dai, serio. scherzo. Allora, Carlo D'Alessandro, Eccoci. Federtaxi. Sì, oggi siamo contenti, a parte per il derby, anche perché è arrivata una bella notizia finalmente che aspettavamo da circa 15 giorni da parte del Tribunale di Milano, che ha bloccato di fatto e inibito il servizio Uber Pop in tutto il territorio italiano. Noi, sotto questo punto di vista, ci siamo costituiti con i nostri legali, che sono, tutti conoscete insomma notoriamente, Marco Giustiniani e Nico Moravia dello studio Pavia Ansaldo. Tra le altre cose, Marco insomma, sarebbe voluto intervenire, però non poteva perché era in una riunione, quindi si scusa e magari rimanda l'intervento a una prossima trasmissione. Martedì prossimo ce Oggi in l'avremo. realtà, ma mi auguro di sì, insomma, è difficile parlare con lui perché è sempre impegnatissimo, Sì, però insomma, è quindi sempre molto è disponibile, un anche perché principe poi del forum. spiegare come spiegano certe tematiche diventano molto comprensibili a tutti, anche a chi non ha una preparazione legale, insomma. E per quanto riguarda la sentenza, è stata una nota piacevole e soprattutto molto aspettata, molto attesa, perché, ripeto, è un'annosa questione che riguarda tutto il territorio italiano e soprattutto in questa prima fase i territori di Genova, Milano, Torino, le città del nord. Infatti io volevo anche citare le altre associazioni che si sono impegnate in questa vertenza legale, unitamente all'Associazione Tutela Legale Taxi, di cui io sono il vicepresidente, che sono la SADAM CNA, la TAM ACAI, l'Unione Artigiani, l'unica di Milano e Lombardia, naturalmente l'Associazione Tutela Legale Taxi, la Federazione Nazionale UGL, l'Ital Taxi Service e alcune radiotaxi come il Consorzio Taxi Blu 4040, il Pronto Taxi 5737, i radiotaxi di Torino 5730 e la cooperativa Radiotaxi di Genova. Questo ci tengo a precisarlo perché sai come succede in Italia, no? Sono Sì. tutti padri delle vittorie e le sconfitte invece risultano essere tutte orfane. Certo, si sale sempre E sul carro siccome dei. dobbiamo. Il cosiddetto carro dei Esatto. vincitori, no? Bravo, a noi questo esercizio a dire la verità non piace perché poi ci interessano i fatti, però siccome in caso contrario, come già è successo, come sarebbe potuto succedere in Corte di Giustizia europea, molti avrebbero puntato l'indice nei confronti dei promotori di un'azione del genere, oggi precisiamo il fatto cosa, anche perché ci è costato impegno, sacrificio, denaro, anche perché quando vai a fare certe cose naturalmente, come già abbiamo detto in altre occasioni, ci metti nome, cognome, firma e documento, per cui le eventuali ripercussioni sono sempre comunque a carico di chi promuove certe iniziative. Questo, diciamo che è un primo passo che segna una bella battuta d'arresto per l'applicazione americana che oggi deve interrompere il servizio di Uber Pop in tutto il territorio nazionale. Entro 15 giorni deve fare questo, altrimenti poi scatteranno delle multe giornaliere di 20.000 euro al giorno, oltre a tutta un'altra serie di adempimenti che il giudice ha stabilito a carico della multinazionale, che deve comunicare il tutto nel suo sito e deve addirittura rifondere le spese legali. È stata Certo, condannata anche alle spese legali. cioè, no, qui davanti Questo naturalmente. ho il volantino dell'associazione Tutela Taxi che dice proprio, cioè al primo punto accerta la concorrenza sleale, cioè con l'articolo 2598, 1,3 della società del gruppo Uber nei confronti dei taxi, cioè gli dà proprio una sentenza Esattamente. inequivocabile, Praticamente concorrenza sleale. non è un servizio di car sharing, ma è un servizio abusivo di attività di trasporto persone per conto terzi. E quindi questa costituisce un esercizio abusivo dell'attività, creando di conseguenza
un danno agli operatori regolari. E il tutto anche in funzione del fatto che in questo periodo ci sono particolari eventi come l'Expo, genera un danno maggiore perché se ne avvale maggiormente gli operatori abusivi di questo servizio. E oltretutto dice anche che i costi apparentemente più bassi, perché poi non sono sempre più bassi perché c'è il famoso moltiplicatore che questa applicazione pratica, sono dovuti al fatto che gli autisti non hanno tutta una serie di adempimenti ai quali siamo soggetti noi invece tassisti e autorizzati, che pagano le tasse, che hanno i contributi, che versano tutte quante le imposte e che comunque sono soggetti a tutta una serie di oneri, tra i quali anche il turno di lavoro, tra i quali anche la tariffa amministrata e tutta una serie di altri doveri a carico della nostra categoria. Quindi questo è un bel segnale e soprattutto è la risposta a tanti che parlano e fanno pochi fatti, perché non è che si esaurisce solamente in questo, perché tutta l'azione rivolta nei confronti di Uber si svolge anche attraverso delle segnalazioni poi mirate che facciamo, come per esempio a Roma abbiamo fatto come associazione tutela legale taxi, nei confronti di Uber Black, che è il servizio che funziona a Roma e che a nostro modo di vedere si svolge in maniera non conforme alle norme, in quanto gli autisti del noleggio di Roma che esercitano questa attività non partono dalla loro rimessa, ma praticamente stazionano su piazza e di fatto svolgono il servizio taxi. Che poi allora, se noi l'abbiamo Carlo, segnalate. Sì, senti, no, per fare un po' di chiarezza, Uber Pop si rivolge a coloro che non hanno neanche né licenza né permessi. Uber Pop e né può auto. Essere qualsiasi persona che ha una macchina privata, che non ha alcun titolo, alcuna qualifica professionale, alcuna iscrizione a ruolo, non ha alcuna posizione contributiva o partita IVA aperta e va a fare un lavoro che non può fare perché non ha i titoli e le qualifiche. E questo come quello di, è un po' come i show a Roma. Sì, anche se quelli in teoria potrebbero farlo qualora muniti di un'autorizzazione. Ma siccome caso, non ce l'hanno, a gas stanno come lui. Esattamente, sì, vabbè, ma noi siamo circondati da abusivi, Mentre invece, Carlo, il fatto di Uber Black, li utilizzano delle vetture con noleggio da rimessa, però che fanno? Non partono, cioè evitano tutte quelle cose che dice la 2192, non partono dalla rimessa, ma stazionano fuori, vanno a chiamata come i radiotaxi, vanno a chiamata, stanno a tre minuti. Guarda, no? Noi per fartela semplice, considera che noi insieme ai colleghi Alessandro Genovese, Riccardo Cacchione, Nicola Ficacchione, altri dell'associazione tutela legale taxi, siamo usciti più di una sera, una volta addirittura in collaborazione con il GIT, e praticamente ci siamo iscritti al sito di Uber, alcuni di noi, e individuiamo la macchina su strada, vediamo dove si trova e dopodiché facciamo la segnalazione, perché quello evidentemente non può essere partito dalla rimessa, perché spesso e volentieri non è che c'hanno la rimessa a Piazza Venezia piuttosto che a Piazza della Repubblica o a Villa Borghese, per cui questi sono partiti. Hanno dalla strada è venuto al di fuori della rimessa, per cui hanno contravvenuto la legge 2192. Ma NCC di Roma o di fuori Roma? No, sono, a quello che ci risulta, sono NCC di Roma, e questo grazie, torniamo alla madre di tutte le battaglie, alla famosa sentenza della Corte di Giustizia Europea, che ha ritenuto la legge nazionale che non andasse in contrasto con la normativa europea e che quindi è legittima, e quindi essendo legittima in vigore naturalmente impedisce che questo tipo di servizio possa essere fatto dal noleggio di fuori Roma, cosa che magari qualcuno avrebbe auspicato. Come no. Senti, quindi questa è una battaglia che oggi segna un primo passo importante, ma che comunque deve essere comunque intrapresa giorno dopo giorno, perché abbiamo capito perfettamente che l'aspetto politico della questione è assolutamente inerme, nel senso la politica è inerme, non fa nulla, secondo me, in maniera volontaria, perché nel frattempo che la politica non si muove, questi fenomeni prolificano, questi operatori crescono e entrano nell'uso abituale e quotidiano delle persone. Tant'è vero che ad aprile dell'anno scorso
e mi pare che l'ex ministro dei trasporti Lupi già dichiarò Uber Pop illegale e si attendevano dei provvedimenti atti a poi a dare conseguenza a queste sue dichiarazioni che non sono mai arrivate. Mm-hmm. Gli stessi enti locali non hanno mai messo in campo dei provvedimenti efficaci a limitare questi fenomeni e quindi essendo deficitaria e comunque latitante la politica, secondo me, ripeto, in maniera voluta e strategica, perché questo è un governo liberista, abbiamo avuto come ultima istanza quella di rivolgerci al tribunale e sperare che ci fosse un giudice che finalmente applicasse. Carlo, perdonami. Sì. Allora, l'opera meritoria dell'Associazione della Taxi per quanto riguarda appunto questa azione legale che voi fate, secondo me, un qualcosa che è sopra le possibilità vostre, anche col contributo di tanti semplici tassisti come posso essere io, che abbiamo versato una piccolissima quota. Però a me mi sembra che, mancando questa volontà politica del comune, di tutte le istituzioni, per cominciare dei vigili urbani, della guardia di finanza e compagnia bella, quelli si muovono se gli arriva l'input politico, non arrivandogli, quelli naturalmente pensano. Vabbè, però io non capisco, io faccio il tassista semplice come te e non capisco questo accanimento, cioè, ma è possibile che l'unici che ci hanno una squadra apposita per controllo siamo noi, cioè quest'altre, cioè ben venga la squadra apposita per controllare i tassisti, tanto personalmente non ho problemi, mi possono controllare pure 3 volte al giorno. C'è tutto regolare, però per quanto riguarda i contributi, i contributi e le licenze, cioè i pullman, c'è stato un paio di settimane fa un articolo sul Tempo che parlava è stato incarcerato, se non sbaglio, Non ha pagato i contributi, non sei in regola con le licenze, ha fatto bancarotta. Cioè, ma io domande dico, no? Ma tu credi che noi siamo in un paese serio? In un paese serio questa istanza non sarebbe stata necessaria, certo. Perché in un paese serio, in cui un operatore del genere si affaccia, certo, dicendo quello che dice e volendo forzare le regole, un paese serio lo avrebbe messo alla porta, non dico a calcio in culo, ma quasi, come hanno fatto in altri paesi. Carlo, allora andiamo verso la chiusura, perché vogliamo chiederti anche una cosa un po' di casa nostra per quanto riguarda una cosa sui turni, poi se te va ce la spieghi, se no no. Però io volevo sapere, è una mia curiosità, no? Ma è qualche tempo fa, no? Giravano su Facebook, oppure così ho visti un po' per Roma, no? Dei volantini in cui c'erano delle due dichiarazioni di qualche tempo fa su nei favori, sembrava a favore un po' di Uber, poi abbiamo parlato fra me e te, mi ha detto era una provocazione. Però voglio dire, tutela legale taxi, abbiamo ritenuto proprio che fossi a intervenire oggi, perché qualcuno che io definito jukebox qualche tempo fa, per attaccare l'associazione di tutela legale taxi, perché rimane comunque scomoda, perché questi noi facciamo fatti, magari con difficoltà, con sforzo, a volte non si riesce, a volte ci si prova e magari ti rendi conto che hai un mondo contro, però siamo scomodi. E allora qualcuno ha voluto strumentalizzare una mia intervista che fece più di un anno fa, nella quale dicevo esattamente le stesse cose che hanno detto poi tanti altri, ossia nulla contro le applicazioni, purché si rivolgano a coloro che effettuano il servizio di trasporto persone, certo, secondo le regole, abilitati, che sono autorizzati, così come lo 06009. Assolutamente, lo 060609, ho visto che c'è un'altra applicazione che è partita di Mercedes, che è partita nel nord Italia, ce ne sono altre fatte dai singoli tassisti, ci sono delle applicazioni, anche la mia cooperativa Radio Taxi ha un'applicazione, certo, però si rivolge a coloro che sono titolati a svolgere quel servizio, ossia i tassisti. E tu dicevi questo, benvenga Uber, purché si rivolga... Esattamente questo, poi... Bravo, siccome poi dopo alla fine le bugie hanno le gambe corte, noi abbiamo dato la dimostrazione con i fatti
perché questa istanza è stata firmata nello studio Pavia Ansaldo per conto dell'Associazione Tutela Legale Taxi da Alessandro Genovese e da Carlo Di Alessandro. La sera, a fare questo tipo di operazione di intelligence, diciamo comunque così, di contrasto all'abusivismo, partono 4-5 persone, cinta, e siamo sacca. Sempre gli stessi. Carlo, siamo, sì, scusa. Perché se siamo sente. Sempre gli stessi. Sì, hai ragione, sto lavorando. Carlo, siamo se sempre gli stessi. Prima, voi così te lasciamo. Allora, e oltretutto, quando vai a fare gli esposti in commissione di garanzia contro i noleggiatori di Roma che a nostro modo non esercitano correttamente questa attività avvalendosi dell'applicazione Uber, noi ci mettiamo un cognome e indirizzo di casa, per cui non è una passeggiata di salute. No, poi agli altri detto, lasciamo le chiacchiere. Oggi si gonfiano tutti dicendo straordinaria vittoria, non c'è problema, però io vi ricordo che le vittorie sono figlie di tutti, le sconfitte sono orfane. Se oggi noi avessimo perso, saremmo stati additati da tutti. Vabbè. Stamma senti, qui mi è arrivato un SMS che mi dice: per lo sciopero chiedi a Carlo. Per lo sciopero, noi abbiamo uno sciopero proclamato per il 9 di giugno, penso per motivi che tutti quanti condividiamo. Per miliardi e mezzo dei problemi che ci abbiamo. Basta guardarsi intorno, basta, poi io ripeto. Ma se farà sto sciopero? Ho sentito tante scuse. Penso di sì, allora ci ho confermato, anche perché insomma non mi sembra che ci siano motivi per poterlo in qualche modo revocare. No, qualora no, insomma, ben lieti, anche perché non è che noi perdere 6 ore di lavoro fa piacere, assolutamente. Poi ho sentito gente invocare i motivi più disparati, non possiamo lasciare la piazza agli altri, perché adesso, con tutto quello che stiamo vivendo, con tutto quello che stiamo vivendo quotidianamente. Carlo, oltretutto le anni passati abbiamo lasciato giorni e giorni e giorni. No, vedete, ci stanno alle battute, ci stanno alle battute. Comunque, fammi te chiedere qui, riguardo, visto che tu stai a contatto, nei giorni scorsi è girata sta lettera, che sta chiacchiera che Cacchione avrebbe mandato sta lettera, e poi invece abbiamo appurato che sta lettera è stata mandata da tutti quanti i sindacati, se ho capito bene, giusto? Guarda, quella è una lettera che è stata mandata da USB, la mia associazione che siede Taxi CISAL, UGL, WIL, CISL e Atitaxi, relativamente alla richiesta di aumentare il servizio taxi in occasione degli internazionali di tennis e alle naturalmente con la richiesta anche dettagliata di appositi corridoi due parcheggi prestati. Scusa un attimo, e l'altro alla. Comunque questa lettera l'avete mandata tutti quanti, ok? Giusto? Esattamente, limitatamente agli internazionali di tennis, vabbè, poi loro e alla stazione ferroviaria. A me meglio. Ognuno può strumentalizzare ciò che vuole. Allora, a me io ho una email qui che dice che praticamente l'Uritaxi e il sistema alla CGL hanno fatto modifica turni. È una proposta. Esatto, hanno fatto una richiesta di modifica turni taxi 2015. Le schiette organizzazioni sindacali chiedono di apportare alcune modifiche. In pratica i rinforzi lunedì, martedì e mercoledì, che sarebbe sacrosanto, perché dai 10 a mezzanotte tutto sto lavoro non c'è. Vabbè, vai avanti, diamo a quella che non si capisce. E questo sarebbe una cosa fatta bene. Però l'altra cosa che non so d'accordo io personalmente. Ma non si capisce, no, che non è d'accordo. Che loro hanno chiesto di fare una, come si dice, il sabato mattina, di prendere un gruppo di pomeriggio e farlo lavorare di mattina. Parli con la persona sbagliata, perché questa è una proposta che ha fatto un'altra compagine sindacale, credo sia giusto. Ma tu ne sei a conoscenza di questa? Sì, l'ho letta anch'io questa cosa. Noi per esempio abbiamo dato la nostra disponibilità qualora il comune volesse rivedere il rinforzo nelle giornate di lunedì e di martedì, perché in effetti il lunedì e martedì probabilmente questa necessità non c'è. Però l'obiettivo che ci siamo prefissati
è quello di non far mancare le macchine. Bene. Quando serve, perché poi è inutile andare a dire vogliamo fare la lotta agli abusivi se poi non riusciamo noi a soddisfare la richiesta. Sì, noi vogliamo invece fare la lotta agli abusivi ci sarà prossimamente ci sarà un incontro da tutti quanti i sindacati per sapere come va a finire la storia di... Ma non lo so, perché probabilmente se ne parlerà in Commissione consultiva quando il Comune la convocherà, perché ho visto che poi ci sono state mandate tante proposte di modifiche, di cambiamento. Vabbè, ma questa è firmata da Unitaxi, Unica CGL Taxi. Sì, ma io ripeto, tutte le posizioni, poi chiederemo a questi altri sindacati, per carità. Bravo, io posso parlarti di quelle che sono le proposte fatte da noi, poi quelle che fanno gli altri. Io ci avevo te a portata di mano e te l'ho chiesto sapendo se tu ne eri a conoscenza. Giustamente ha detto una risposta. Sì, la conosco. Ok, allora ti lasciamo al tuo lavoro. Ragazzi, ti saluto e vi ringrazio. Buon lavoro. Buon lavoro a te. Non conclude con vi saluto e vi ringrazio, sennò mi gettoni a capire qualche cosa. Ok, ciao Carlo. Ciao Carlo. Che tu colpisci. No, ci hai passata la palla, no Carlo? Ciao Carlo. Ciao. Era Carlo D'Alessandro della Federtaxi Roma, abbiamo sentito.